In particolare queste osservazioni mettono in luce comunque le contraddizioni del progetto perché continuano a dire che fanno riferimento, approfittano del fatto di presentare delle integrazioni per fare riferimento alle normative vigenti e poi invece si contraddicono dopo poche righe perché invece ne prendono addirittura del 95 come punto di riferimento. E fanno comunque sempre riferimento al piano regionale di gestione dei rifiuti del 2005, quando invece c'è in vigore quello del 2014, ma quello gli dà fastidio perché c'è un fattore escludente che è l'indice di pressione massimo che ovviamente non riuscirebbero a soddisfare, è per questo che non partono con un iter nuovo ma cercano di tenere in vita quello ancora del 2006. Però di fatto sono stati dimezzati le quantità. È stata dimezzata la volumetria, però è anche vero che per esempio i pareri negativi di ASL e di ARPA non erano motivati dalla dimensione della discarica o dalla tipologia anche della discarica, ma erano motivati dal fatto che nell'area sono già presenti tutta una serie di criticità che non ammettono ulteriori incrementi, per cui che sia piccola che sia grande queste criticità non sono state eliminate, a me non risulta che siano state fatte bonifiche, per cui tutte ci sono ancora e mi aspetto quindi che il parere di ASL e ARPA siano ancora negativi. E dopo c'è sempre la questione della provincia che deve fare il passo se gli manca. L'unico documento che conta, che è quello depositato nella conferenza di servizi del 2012 da parte della provincia, non esprime un parere, per cui non esprime un parere negativo. Adesso il 24 la provincia, con il presidente Mottinelli che ha nel suo programma l'opposizione alla realizzazione di Bosco Stella, ha la possibilità di integrare quel documento ed esprimere un parere negativo chiaro. Quindi il prossimo passo sarà il 24 di settembre. 24 di settembre c'è questa conferenza di servizi dove verranno depositati i pareri di tutti gli enti coinvolti, comuni, ARPA, ASL e provincia. Noi abbiamo chiesto di essere presenti e di poter leggere le nostre osservazioni in quella sede, ovviamente poi non avremo possibilità di parola, stiamo attendendo una risposta da parte della Regione e ci auspichiamo che ci daranno questa possibilità. Di sicuro saremo presenti con un presidio in regione quando si svolgerà la conferenza di servizi.